Mio papà lavorava più o meno 13-14 ore al giorno, non aveva magari i soldi, dormiva in macchina, io non lo sapevo, poi mi diceva lui, e io le dicevo, se non hai soldi non venire perché per dormire in macchina, dicevo, adesso non fanno niente, gli do quello che mi hanno dato da che sono piccolo. Molto bene, sì, mi trovo benissimo con la mia famiglia che mi accompagna sempre. Posto tranquillo, io a Torino ero anche un posto, non era proprio in centro, quindi mi piace la tranquillità. Però i tifosi sono abbastanza vivaci, cioè Ah, si fanno sì, sentire. questo si fanno sentire, anche vengono sempre in trasferta. L'altro giorno hanno portato, non so se 2000 a Roma, l'altro giorno 1500 a Bologna, quindi questo ci serve ci dà una fiducia in più che hanno loro, che veramente si sente molto simile all'Argentina. C'hai anche il tuo coro adesso. Ah sì, ha segnato Dupley, emozionante, io non me l'aspettavo. E poi io anche contro il Cagliari l'ho sentito che non eravamo in casa, ma si è sentito. Bellissimo, spero che continuino a cantare perché vuol dire che continua Sì, a segnare. com'è? Me lo canti il coro? Io non l'ho Ah, sentito. segna dosule, ah, segna dosule. Figo, ecco, Quello che mi dicevano i miei, che son nato come si dice in Argentina, con una pelota bajo il braccio, con una palla sotto il braccio. Già da piccolo io le dicevo a mio papà di portarmi a giocare, sai, il calcetto lì per cominciare. E lui mi ha portato anche con mia mamma al 3 anni e mezzo, avevo 3 anni e mezzo, sì, piccolino. E lì ho cominciato a giocare, poi sono passato dall'Argentino del Sud, sarebbe Calceto, poi Kimberley, Mar del Plata, dopo Kimberley, Vélez e dopo la Juventus. In Argentina sì, ho cominciato prima di andare in qualche squadra lì in Argentina, giocavo con i miei amici, che anche sono miei amici. Gli amici di mio fratello, che lui è 5 anni più grandi di me, e quindi giocavamo lì sul campo che era nel quartiere mio. Campo bello? No, No, terra. no, sì, terra, è quello Manco un che. filo d'erba. No, no, noi mettevamo le felpe come palo, una felpa e l'altra felpa, e giocavamo lì. Poi hanno messo. Come giocavamo tanto, hanno messo le porte lì di ferro, sì, normale. Poi ovviamente il campo non era bello, noi tutti i giorni andavamo a giocare lì. E poi quando io avevo i miei amici più piccoli dell'età mia e lui dell'età sua. E quindi quando andavano a giocare mi chiamavano per giocare e giocavamo con altri che venivano di un altro, come si dice? Sì, di un Quartiere. altro quartiere. E gli altri dicevano: no, come fai a giocare questo bambino, questo piccolo che li facciamo male, non so. E io non avevo paura, quindi giocavo e poi vedevano, sai, che prendevo la pala, facevo i dribbling e tutto. Quindi cominciavano già a darmi le legnate. E credo che così si impara anche a giocare senza paura quando giochi con gente più grande che non, anche da piccolo. Come si chiama là in Argentina, il potrero, che ti serve tanto. E poi sempre i miei lavoravano, Che lavoro fanno? mio papà si chiama Oca, posta, Ah. cartero si dice in Argentina, lavorava più o meno 13-14 ore al giorno fino a sabato, sì. Sabato faceva mezzogiorno, arrivava alle 9 più o meno, partiva alle 6, arrivava alle 9 di sera per mangiare. E mia mamma dopo ha cominciato a lavorare perché ci serviva il soldi che non si Quanti arrivava. fratelli siete? Uno, Solo voi due? sì. Quindi è stato bellissimo. Io quando sono andato a Vélez Sarsfield loro andavano a vedermi quando potevano. E mio papà non aveva magari i soldi, dormiva in macchina, io non lo sapevo. Poi mi diceva lui. E io le dicevo, se non hai soldi non venire perché per dormire in macchina, dicevo. E veramente questo che adesso non fanno niente, e io questo che li, come si dice, Gli aiuti.
Sì, gli do quello che mi hanno dato da che sono piccolo. Mia mamma mi accompagnava nel pullman, allenarmi sempre, facevamo due pullman. E sempre mi diceva lei, mi dice che non hai mai detto, non so, oggi sono stanco, non voglio andare in armi. No, io volevo, non volevo arrivare in ritardo neanche. Quindi sempre me lo dice questa cosa. Lei mi accompagnava a allenarmi, stava lì, si guardava l'allenamento, beveva il mate con le altre mamme degli altri giocatori. E poi magari se finiva più presto mio papà, ci andava a prendere e andavamo a casa insieme. Loro vogliono fare qualcosa perché sia noi, no? Quello che volevo non farli fare più niente per quello che mi hanno dato a me da sempre. E a Frosinone state bene? Sì, no, siamo e molto bene. Tu vivi in casa con i tuoi genitori e tuo fratello? Sì, sì. Fidanzate al momento? No. Molta calma, anche perché insomma secondo me non deve essere facilissimo. No, io sono stato fidanzato 4 anni. Con un italiano? No, argentino. E adesso? Adesso però... No, non si dice, come si dice? Non si cerca, se poi arriva. Sì, se arriva, se no va bene. Se no va bene, così, dai, sì. Sta bene, ragazzi, sta bene da solo. Dobbiamo rialzarci. Lo dicono tutti che hai i privilegi magari, ma poi anche hai quelle cose che ti toglie di uscire con gli amici, di far serata, o quelle cose ti le togli ovviamente. E questo è il sacrificio che devi fare per poter arrivare in alto. Poi magari io sono andato via agli 11 anni a abitare in convitto, quindi sono rimasti i miei amici, quelli che ero sempre a Mar del Plata, poi sono andati via. Quindi queste cose che ti formano. Sì, ma ovviamente hai il privilegi, ma poi se ami il calcio, no, qualsiasi cosa che ti toglie non te ne frega niente perché è una passione che hai. Un ragazzino di 15 anni che si sente dire ti vuole la Juventus, come l'hai saputo? Te lo ricordi quando sì, l'hai sì, detto? Sì, sì, sì. Io non lo so immaginare il colpo che ti può prendere. No, veramente incredibile è stato. Io ero una, come l'ho già detto, era una... a una griglia con mio papà, il mio procuratore, e stavamo lì che parlavamo di tutto, io stavo per venire qua a Europa e c'era il mio procuratore che mi fa che ci sono queste cose, questa squadra, la Juve, ha messo sì lì, ma prenditi tempo per decidere, quel tempo che vuoi, non avere fretta. Stiamo mangiando lì e appena mangiando lì le dico ho già deciso la Juve. E perché era, secondo me, era la delle squadre che c'erano, era la, anche loro, mio papà e il mio procuratore mi hanno detto sì, va bene, non era quella che mi dava più soldi. Quindi mi dicevano guarda che non è facile arrivare in prima squadra, che è un club grandissimo. Io ho detto sì. Che lo sapevo, perché io sapevo che non era facile essere una squadra come quella e arrivare in prima squadra, che era il primo obiettivo che avevo io da piccolo, che qualsiasi giocatore da piccolo, sia a Vélez, sia la Juve, sia qualsiasi squadra. E che io le ho detto che mi piace per la sfida che di poter arrivare, era la squadra più grande che avevo lì nelle scelte, l'ho deciso dalla Juve subito. Sì, prima di venire qua è successo un problema lì con Vele che l'avevo già detto, già ho raccontato. Quindi che dicevano in una radio che sentiva mio papà, parlavano di me e dicevano che sì, Soubleno, mi sa che non giocherà più calcio e adesso rimarrà, perché io ero Mar del Plata e poi Vele è di Buenos Aires, sono 4 ore. Rimarrà lì a allenare i delfini lì, perché come c'è il mare, il Mar del Plata non è come qua, come in Italia, ma è bello, sì, perché è una città molto grande, mi sa già 1 milione di abitanti, quindi sì, ogni volta che posso tornare, torno e sto lì.